Ragazzi e ragazze, bonjour, bonjour. Oggi sono bloccata a letto perché mi è venuta la febbre e il mal di gola, quindi non so che aspetto ho. Ieri sera ci siamo messi a guardare Titanic, bellissimo film, davvero. Mi sono re innamorata di quel film, stupendo. Poi DiCaprio, Kate Winslet, la storia, no, cioè bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo rivederlo. E anche a Tomas, uno dei nostri film preferiti, ogni tanto ce lo guardiamo. E durante la seconda metà del film ha iniziato a pizzicarmi la gola. E io dovete sapere che quando sto male, mi inizia sempre così, sempre dalla gola. È per questo che quando avevo 17 anni, no, ne avevo già 18, sono andata a togliermi le tonsille perché i primi 18 anni della mia vita sono stati una tonsillite dietro l'altra e mi perdevo sempre compleanni, capodanni, carnevali, cioè stavo sempre male con queste tonsille ed ero abituata ad averle costantemente ingrossate. Infatti mi ricordo che il pediatra o il medico mi diceva: cavolo, ma hai la tonsillite? E io non me ne rendevo neanche conto, pensavo di star bene perché per me era una condizione normale. Fino a quando una volta a 17 anni ho avuto tipo una settimana, sono stata malissimo e avevo la febbre a 41, mi ricordo non 40, 41. E vedevo praticamente cose che non c'erano, per farvi capire. E quando ho raggiunto i 41 di febbre, e ovviamente sono stata veramente tanto male con queste tonsille super super gonfie, tanto da non riuscire a deglutire, non riuscire a mangiare, già solo bere acqua faceva malissimo, e l'unica cosa che riuscivo a mangiare erano ghiaccioli, e poi ho deciso di toglierle. E quando ho tolto le tonsille mi sono detta: ok, a parte che ho sofferto come non so cosa per una settimana quando le ho tolte, forse anche per due, perché erano talmente grandi, che la cicatrice era talmente grande che ho sofferto davvero tanto, non mi dimenticherò mai. E poi dopo averle tolte, bene o male, non è stato più come prima, perché lì almeno non avevo tonsilliti costanti, non avevo più la febbre alta, però continua comunque a succedermi di avere la gola infiammata. E l'ultima volta, quando è stato a settembre, quando ho avuto la mononucleosi, vi ricordate? È stato bruttissimo. E avevo la gola di nuovo talmente infiammata. E mi ricordo che sono andata dal medico, dall'otorino, e mi ha visitato e tutto, perché non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire. Ho avuto veramente la mononucleosi più brutta di tutti i tempi. C'è chi dice che la mononucleosi non si accorge nemmeno di averla. Io ho sofferto come mai nella mia vita. E lì l'otorino mi ha detto: guarda, di tonsille ce ne sono quattro, tu due le hai tolte, ma in realtà ne hai altre due che continuano a gonfiarsi e la gola continua ad infiammarsi. Quindi purtroppo sono soggetta cioè gente che quando si ammala la prima cosa che gli succede è il raffreddore. Io non ho mai raffreddore, ma ho sempre la gola infiammata. Infatti ieri guardavamo Titanic e sentivo che mi dava un po' fastidio, mi sentivo come la temperatura che si stava alzando. Sapete quando vi rendete conto che state per stare male, cioè che c'è qualcosa che comunque avete preso che sta per uscire? E così. E poi sono andata a dormire e non riuscivo a dormire. Poi mi faceva un po' male il polmone destro. Infatti ieri sera ero super spaventata perché ho sentito parlare di polmoniti, eccetera, e quindi mi sono spaventata e ho detto: oddio, non è che ho la polmonite, perché mi faceva davvero male il polmone destro. E quindi poi ho chiamato il 118, ho chiamato la guardia medica, rendiamoci conto, e ho spiegato come stavo, eccetera, eccetera, che mi faceva male il polmone. E poi alla fine mi ha detto: guarda, tu vai a dormire su qualsiasi cosa, perché era già tardi ieri. Io avevo paura di andare a dormire e di svegliarmi la notte con, non, cioè, senza riuscire a respirare. Tra l'altro, io le polmonite le ho avute quando ero piccola ed era bruttissimo non riuscire a respirare. Quindi avevo paura che mi succedesse di nuovo. E invece mi hanno detto: guarda, vai a dormire tranquilla, se adesso non hai più dolore non ti preoccupare, probabilmente non è una polmonite ma è soltanto un'influenza classica, comune.
poi sono andata a dormire. Sono riuscita a dormire 3 ore e mezza e poi avevo incubi, nel senso sognavo di stare male perché mi sentivo la febbre alta. E poi effettivamente mi sono svegliata e ho misurato la febbre, avevo la febbre. Però la cosa che più mi dà fastidio è questa gola terribile, perché me la sento tutta gonfia, infiammata, come se fosse, stesse andando a fuoco. Ho preso una Benagol e ho mangiato 2 ghiaccioli. E dopo con 2 ghiaccioli sono stata un po' meglio e sono riuscita a dormire praticamente fino adesso, che è tipo pomeriggio, infatti mi sono svegliata tipo le 2 e basta. Adesso probabilmente mangerò un altro ghiacciolo. Per fortuna oggi Tomas è a casa, fatalità, perché oggi, ieri ha fatto l'iniezione nel ginocchio, quella solita che si fa sempre quando gli fa male, e oggi il giorno dopo deve stare a casa a riposare, quindi... Sono fortunata perché lui è a casa, teoricamente però non dovrebbe nemmeno camminare, cioè dovrebbe stare solo sdraiato eccetera, però se mi serve magari un ghiacciolo me lo porta. Adesso tra un po' arriva anche mia mamma che mi porta altri ghiaccioli, perché l'unica cosa che mi salva davvero in questi casi sono i ghiaccioli. È assurdo, incredibile, ma vero, ma sono i ghiaccioli, perché mi fanno sentire un po' di sollievo e basta. Sto cercando di bere molta acqua qui. Sul mio comodino c'è, aiuto, come si fa? C'è la bottiglietta d'acqua, termometro e basta. Sostanzialmente sono rimasta a letto, come ben potete vedere, con le tapparelle queste ancora chiuse. Le altre le abbiamo aperte adesso perché mi dava fastidio anche la luce. E basta, sostanzialmente. In realtà sto male, quindi... avrei potuto anche non filmare, però mi dispiaceva lasciarvi un giorno senza un video. Poi, visto che questo video andrà online domani, che è venerdì, poi ho comunque 2 giorni per rimettermi, sabato e domenica, però non volevo lasciarvi senza un video, volevo comunque tenervi un po' di compagnia. Mi dite in tantissimi che i miei video vi tengono compagnia, che vi distraggo, che vi metto positività, e per me non c'è cosa migliore davvero di, nel mio picco, di riuscire a portare un po' di felicità, un po' di, anche solo 10 minuti di come si dice, di serenità, di simpatia, ecco, se posso mi fa super super piacere. Quindi non volevo lasciarvi senza un video, però perdonatemi perché sono in queste condizioni, sinceramente. Quindi il vlog di oggi non so che cosa sarà. Adesso mi ha detto Tomas che è arrivato un pacco e quindi magari dopo lo apriremo insieme. Ho tantissime cosine nuove che ho preso nell'ultimo periodo, sia un pacchetto super super carino da Dior che il mega acquisto che ho fatto da Chanel in Rue Cambon a Parigi, da farvi vedere. Ma a questo punto penso che il video lo filmerò prossima settimana. E tra un po', tra l'altro, devo anche mettermi al montaggio del video che deve andare online oggi, che ho filmato ieri. Quindi, anche se sto male, sono a letto, si lavora comunque. Adesso devo rispondere alle email, ma lo farò direttamente dal letto perché non riesco proprio nemmeno ad alzarmi, non lo so, evidentemente. Ma sapete, ogni anno dico, cavolo, forse dovrei vaccinarmi contro l'influenza. Beh, la prima volta che mi sono... no, sì, penso fosse la prima volta, non so se era la prima o l'unica volta, oppure l'ho fatto 2 anni di seguito. Comunque, quando mi sono vaccinata, il vaccino anti-influenzale, quello classico, mi sono presa l'influenza più brutta della mia vita. Ho sofferto tantissimo, era proprio terribile, e poi mi sono detta, scusa, ma cioè vado a fare il vaccino anti-influenzale e poi me la becco comunque l'influenza. Poi la dottoressa mi ha spiegato che in realtà ci sono vari ceppi influenzali, quindi tutti i vaccini per uno, però poi puoi prenderne un altro, quindi fa quel paese, non me lo faccio più il vaccino, mi porta sfiga il vaccino, no, però non me lo sono fatta il vaccino, quindi evidentemente mi sono presa l'influenza, però... anche con il vaccino me lo sono presa, quindi non lo so. E basta, questo è quanto. In questo periodo, tra l'altro, mi sono usciti un sacco di brufoli, ed era un periodo che non ne avevo proprio, e penso di aver capito che cos'è. Secondo me è lo struccante micellare. Non sono sicura però, in realtà, perché ho cambiato varie cose nella skincare routine, ho iniziato ad usare una nuova crema per il viso,
ho iniziato ad usare un nuovo siero, però secondo me è l'acqua micellare, che è quella di Deborah Milano, che in realtà però è la linea che non ha parabeni, non ha siliconi, non ha schifezze, quindi è strano che mi capiti con quella. Però secondo me sono allergica a un qualche ingrediente, non lo so. Non lo so nemmeno se è quello o no, devo fare varie prove in questi casi, devo smettere di usare un prodotto, poi se non mi passa devo smettere di usarne un altro, eccetera, 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 per poi capire che cos'è. È una, come al solito è una, ho freddo, è una cosa lunghina e basta sostanzialmente. Questo è quanto, questo sarà il vlog sfigatissimo di oggi e basta, adesso... Chiederò a Tomas di portarmi un ghiacciolo, voglio stare a letto perché ho super freddo e mi guarderò qualche video su YouTube. L'unica cosa che mi aiuta, eccola qua, ghiacciolo all'arancia. È arrivata anche la mia mamma e nel frattempo mi ha portato la mimosa che Tomas le ha chiesto di prendermi perché in realtà neanche lui oggi può uscire perché è in malattia dal lavoro. Perché oggi è l'8 marzo, ragazzi, io mi sono dimenticata di fare gli auguri a tutte le donne. Buona festa delle donne, buona festa delle donne a tutte voi che mi seguite. È la nostra festa oggi, quindi passiamola in felicità, anche se le donne bisognerebbe celebrarle ogni giorno dell'anno, non soltanto l'8 marzo, non ce lo dimentichiamo. Beh, io sono veramente un disastro oggi e anche i miei capelli sono un disastro, però continuo a non sentirmi affatto bene. Credo che un po' la febbre mi si sia abbassata adesso, però la mia gola non è per niente messa bene. Mia mamma mi ha portato altre due scatole di ghiaccioli che è stato difficilissimo trovare. E poi mi ha portato un pacchetto che è andata a prelevare alla posta perché dovevo andare io, ma ovviamente non ce l'avrei fatta prima di lunedì. E vediamo un po' che cos'è. Ok, sono tre prodotti di questo brand che si chiama Saint Marcel e sono fatte tutte di, come si chiamano? Di velluto. Le scatole devo dire sono molto belle. Scusatemi se c'è poca illuminazione, ma con la febbre mi è terribile avere la luce forte, quindi sto in penombra. Wow, questo è un rossetto liquido matte che sembra davvero perfetto per i miei gusti, perché sono i... No, non so se è matte in realtà, volevo dire nude. Si chiama il colore Celine. Non credo sia opaco purtroppo, ma il colore è davvero spettacolare, spettacolare. Mi fa impazzire il fatto che siano così luxurious queste scatole fatte appunto in tessuto, in velluto, sono stupende. E vediamo che cosa c'è anche qua, anche se in realtà queste cosine vorrei inserirle nel video haul che farò, ma ho talmente tante cose da farvi vedere. Ok, questo invece è un rossetto. Rosso, questo sembra matte, vediamo se è matte. Non c'è scritto. No, non lo so, si chiama Isabella, ma non c'è scritto che sia matte. Mi sembra però vederlo così dallo stick. Bellissimo rosso questo. Anche il packaging devo dire molto bello, non conoscevo questo brand. E poi, sinceramente, non so nemmeno chi abbia dato a questo brand il mio indirizzo, probabilmente il mio agente, la mia agenzia. A volte succede che mi arrivino cose che non so nemmeno da chi. E vediamo un po' questa palette com'è. Non so se sono a fuoco queste riprese, perdonatemi, oggi sono davvero un disastro. E questi sono i nomi e questi sono i colori. Cavoli, devo dire bellissimi, specialmente questo arancio opaco, molto, non guardate me il riflesso che vi spaventate, no, davvero molto molto belli. Forse con questa luce appunto che sono in penombra non rendono tanto, ma sono molto molto belli. Devo dire mi piacciono molto questi prodotti, packaging, proveremo a vedere la qualità ovviamente del prodotto in sé com'è, che vuol dire tutto. Però packaging e colorazioni super. Ok, nel frattempo mi sono trasferita sul divano, anche se stavo sdraiata fino a 3 secondi fa perché non ho forza praticamente. Qui c'è gatto Denver, Pupetto che sta leggendo il giornale, gatta Stellina là vicino e gatto Denver qua. Ciao Pupetto. Ciao Mirka. Ciao gatto Denver. E questo per mettermi al montaggio del video, sono già in ritardo, quindi oggi andrà online un pochino più tardi rispetto al solito.
in realtà volevo andare a scaldarmi la pizzetta che mi ha portato mia mamma, perché oggi avevo una voglia pazza di una pizzetta. E quindi eccola qua. E poi questi sono chifedetti, non so se esistono in altre parti d'Italia, sono praticamente tipo delle patatine fritte, una roba del genere. Vado a riscaldare tutto nel microonde. Ok, questo sarà il mio pranzo barra cena di oggi. Probabilmente non la cosa più sana, specialmente quando si sta male, però è l'unica cosa che ho voglia di mangiare. Non ho fatto colazione, non ho pranzato, sono le 6:20 e sto guardando mentre mangio un video di Trisha Paytas che mi fa impazzire, nel senso che lei è proprio un personaggio, un po' fuori di testa, ma è davvero un personaggio, e mi sta piacendo tanto vedere i suoi video. L'ho conosciuta tramite Shane Dawson, che è tipo uno dei miei youtuber preferiti di sempre. C'è Gatto Denver che spera di ricevere qualcosa. Sì? Buon appetito. Grazie Gatto Denver, grazie, grazie, miei auguri, buon appetito, grazie. Qualcuno ha voglia di coccole? La catastellina? Catastellina? Scoiattola, mia stellina, la mia stellina. Vi sentite le fusa? Sta gattina, dove vai adesso, gatta stellina? Oh, sta gatta stellina, sta piccola, sta gattina. Sei bellissima, gatta stellina. Oddio, pesi un quintale, gatta stellina. Gatta stellina, sei un macigno. Oh, ok. Oh. Adesso si posizionerà qua. 3, 2, 1. Ho finito il montaggio del video, sono troppo contenta, ci sta mettendo un'ora e mezza, in realtà siamo già un'ora e un quarto per la creazione, quindi vi ho chiesto su Stories se caricare il video oggi, perché se lo carico oggi andrà online veramente tardissimo, tipo alle 11, oppure se aspettare piuttosto domani. Quindi in questo caso ci sarebbero due nuovi video domani, quindi voglio vedere che cosa decidete voi. E niente, sono già tipo al quarto ghiacciolo della giornata, ma quattro sono pochi. Fidatevi, vuol dire che non sto così tanto male. Quando avevo la mononucleosi ne mangiavo tipo 10. Sento che forse la febbre sta andando giù, ma mi fa malissimo la gola, malissimo la testa. Ho preso una Moment. Mi è un po' passato il mal di testa, ma adesso sta tornando. La peggior cosa continua ad essere la gola. Comunque, questo video che sto caricando è il video sulla legge dell'attrazione, sulla law of attraction. Voi, quando vedete questo video, perché voi siete nel futuro, mi piace sempre ricordarvelo. Quando vedrete questo video, l'altro sulla law of attraction, sulla legge dell'attrazione, sarà già online. Mi sono aperta molto in questo video, non so se mi sono mai aperta così tanto, perché ho spiegato molto della mia filosofia di vita, di come vivo la mia vita, di quello che penso su determinate cose. Mamma mia, sembra che io abbia la varicella, questo rush che mi è uscito da un prodotto che mi ha fatto allergia, è tremendo. Comunque, sì, sono un po' imbarazzata a mettere online questo video, devo dire la verità, però alla fine questo è il modo in cui vivo io, questo è quello che penso io su questi temi, su queste tematiche. La law of attraction è parte integrante della mia vita, ci credo tantissimo, e poi non so come, ma dalla law of attraction sono passata a parlare di altri temi che sono comunque più o meno sullo stesso argomento, però
parlato dei libri di Stuart Wilde e Eckhart Tolle, quindi insomma spero davvero che vi piacerà questo video. So che è lunghissimo e era un'ora quasi, quindi ho tagliato tantissimo, adesso vedo sono a 37 minuti, quindi fidatevi, ho tagliato tantissimo, il tagliabile ho tagliato, ma è comunque rimasto un video lunghissimo. Spero comunque che vi piaccia davvero, tagliare altri pezzi non avrebbe avuto tanto senso, avrei tolto cose importanti alla fine, quindi niente, spero che avrà un buon impatto su, insomma, su YouTube, su... Spero che vi piaccia, questo è... E sì, non vedo l'ora di vedere i vostri commenti. Adesso devo andare a vedere su Stories, il cellulare, se avete scelto di vederlo oggi. Dove è il mio cellulare? Qua. Se avete scelto di vederlo oggi, anche se tardi, oppure se avete scelto di vederlo piuttosto domani. Vediamo la percentuale com'è. Ah, ok, oggi anche se tardi 61%, domani 39%. In realtà sembra che è meglio che io lo carichi oggi, quindi probabilmente andrò online oggi, vedremo, vedremo. Sto continuando a monitorare le votazioni. Dopo aver visto Titanic ieri, oggi stiamo guardando un documentario con James Cameron, il regista di Titanic, e 20 anni dopo, perché è stato fatto, è uscito nel 97, quindi nel 2017 sono passati 20 anni, è molto molto interessante, super 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 interessante, è di National Geographic. Tanto Denver sta guardando l'insalata di Tomas con molto interesse. Sei un gatto erbivoro? Sei un gatto erbivoro? Caro Denver. Figaro gallino duro bianco. Kind of funky double exposed picture of Titanic. Yeah, and it showed kind of this area as our right. Yeah. And this is not in the photo. I didn't see any of that. I assumed it was there. Because the Olympic photos showed. Yeah, so this was actually a pretty good reproduction of Olympic, and it turned out to be completely wrong for Titanic once we got in there with the ROV. So we kind of got this part right, and we got this part completely wrong, because this is all actually in a separate room, a silent room, right? The thing is, these guys were heroes. I didn't have time to get it into the film, but the wireless operators were like the hackers of their day. The actions taken by operators Brian and Phil. Sto preparando un tè caldo, sperando che, anzi questa in realtà è una tisana, non una teina, per questo che si può bere anche la sera, ed è la mia preferita, che è di pompadour, vaniglia e lampone. Questa è, cioè, è la più buona tisana al mondo, il più buono... Davvero il tè più buono al mondo, vaniglia e lampone, una accoppiata fantastica, e non c'è nemmeno bisogno dello zucchero perché è super super dolce. E guardate che carine sono le tazze, groom, sposo, queste ci sono state regalate da Demelza per il nostro matrimonio, e c'è appunto lo sposo, e poi c'è la sposa, c'è anche scritto Together Forever sul manico, questo non l'avevo visto, Together Forever, I do... Lo voglio. E questa sono io, la sposa. Sì! Bride. Sono troppo troppo belle queste tazze, quindi sto preparando la tisana anche per Tomas, perché la vuole anche lui. E andremo a mettere appunto anche un po' di miele. E poi sinceramente volevo prendere anche un limone. Qui c'è la gatta che come al solito mangia. Se non sapete che cosa fa la gatta, è semplice, mangia. E voglio spremerci anche un limone. Notare Tomas che mette... Pupetto! Pupetto! Hai messo di nuovo a posto la frutta qua? Sì. Che bravo! Tomas mette sempre a posto la frutta, un po' OCD, cioè mandarini, mele, limoni. Eccole qua pronte le nostre tisane. Di solito le lascio un paio di minuti, non di più, altrimenti diventa un pochino troppo forte. Comunque ho spremuto mezzo limone in ognuna e io ho messo per me un mini, metà, diciamo metà cucchiaio di miele. Invece per Tomas ne ho messi due, belli pieni, perché a lui piace. Yum. Ragazzi, Tomas è già andato a nanna, è parecchio tardi, ma io mi sono un po' appisolata sul divano. Adesso vado a letto anch'io perché sono davvero distrutta. Spero domani di svegliarmi e di stare un pochino meglio. Scusatemi ancora per questo vlog così scarso, ma spero comunque che vi abbia tenuto un po' di compagnia. E niente, questo è quanto. Vi mando un bacio grandissimo.
Mia femmina, ricordatevi che vi voglio bene. Anzi, oggi forse è meglio se un bacio non ve lo mando, che non vi contagio. Quindi vi mando un abbraccio da lontano, da lontano. Ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao.